Il luogo doveva proprio convincere, abitato come era fin dal Paleolitico. Come in altre zone del Mediterraneo, anche qui si sono conservati gli antichi villaggi, racchiusi in trincee scavate nel terreno, che li dividevano in zone separate. I villaggi trincerati, di cui a tutt'oggi sono rimaste tracce chiarissime. La connotazione orografica e la materia prima, il tufo, facile da modellare e scavare, hanno condizionato un tipo particolarissimo di cultura abitativa. I sassi, appunto, dapprima barbicati sui costoni e affacciati su profondi burroni, ma che nel corso dei secoli si sono man mano sviluppati sempre più in profondità, articolandosi addirittura in piani, fino a creare un incredibile, inestricabile impianto urbano con migliaia di abitazioni e chiese per lo più appunto rupestri. Ciò, a testimonianza di quanta storia e quanta vita questo modello abitativo sia riuscito ad assorbire e inglobare, anche quando lungo i secoli sulla cultura dell'antica Lucania se ne insediarono altre, in primo luogo quella della Magna Grecia, ma via via anche quelle successive si rispecchiano nei vari stili architettonici. È comprensibile come tale unicità, dichiarata patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, possa attirare l'attenzione del visitatore alla scoperta della Civita, la cittadella, il nucleo più antico, appollaiato sopra un promontorio roccioso, una vera e propria fortezza naturale, circondata dal burrone della Gravina e altri dirupi e strapiombi. Posizione sufficiente, insieme con le mura, a scoraggiare e a respingere gli attacchi nemici. Quando percorriamo vicoli, strade o piazze, non sappiamo se non camminiamo magari sopra un tetto, quello di un sasso sottostante, scavato e ampliato a seconda delle esigenze della famiglia e con un'inclinazione rispetto all'esterno, che impediva agli alti raggi estivi del sole di penetrarvi e consentiva invece a quelli bassi invernali di entrare, portandovi luce e calore. E quando passiamo davanti a una porta o a una finestra, chissà che non siano a chiusura della grotta retrostante che così risulta tamponata, o non siano magari inseriti in una sorta di costruzione chiamata lamione, che in pratica prolunga la grotta verso l'esterno. Strano destino per questo tipo di insediamento. Proprio la costruzione di altre case all'aperto ha tolto ai sassi prima di tutto le risorse idriche, per cui l'acqua non veniva più ad alimentare le antiche cisterne. Queste ultime poi venivano usate per scopi diversi, aumentava la promiscuità, per cui uomini e animali vivevano in locali contigui e le condizioni igieniche erano gravi. Per questi motivi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con un'apposita legge, si decise di far sfollare quasi 20.000 persone. Lo Stato fornì loro una casa e i sassi rimasero solo mute cavità. Solo ultimamente, almeno una parte di questo straordinario ecosistema è stata e continua a venire recuperata. Quello che fu definito il più grande centro storico completamente abbandonato del mondo, oggi offre tra l'altro un pregevolissimo polo museale ed espositivo teso a rivitalizzarlo.
Thank you.